Lettera mia figlia è un cortometraggio, un film breve che è nato un paio di anni fa da un progetto un po' più articolato che prevedeva un docufilm con delle interviste che a tutt'oggi è in atto. Stiamo ancora ultimando le ultime riprese del documentario e Lettera mia figlia nasce come la parte di finzione di questo docufilm. Poi ci siamo resi conto che era davvero di impatto, pieno di emozioni, e insieme al protagonista che è Leo Gullotta abbiamo deciso poi di farne un vero e proprio cortometraggio. E a breve uscirà anche il libro con il DVD, quindi non video, di questo cortometraggio che ha un po' girato tutto il mondo, è stato anche vincitore di una menzione speciale Nastri d'Argento e ha dato tanta soddisfazione a noi, ma soprattutto al tema che è l'Alzheimer e soprattutto il filo conduttore che è la perdita della memoria. Visioni Corte è un progetto di un festival di cortometraggi che si sente ormai nell'ambito di chi fa i cortometraggi, quindi io poi ho avuto l'occasione e l'opportunità negli anni di vivere la città di Minturno e quindi ho saputo tra la gente che c'era questa ottima manifestazione e mi ha fatto tanto piacere poi venire qui a viverlo di persona. Come progetti futuri c'è tanto in cantiere, un cortometraggio sempre sul sociale che è in fase di preproduzione e un prossimo lungometraggio che è in fase di sviluppo che nasce già da un altro documentario che ho curato in questi anni. Come sempre la mia passione è quella del cinema socialmente impegnato, quel cinema che fa riflettere, e come ho fatto in passato anche con il lungometraggio Le Verità che è stato ad aprile scorso nei cinema, sicuramente continuerò su questa strada un po' tortuosa per il cinema italiano, ma che ci dà sicuramente tante soddisfazioni.